saremo davanti al Palazzo del Municipio, siamo insieme a Andrea Di Baldassarre, che è il presidente cittadino di Confcommercio e il titolare del locale Big Ben di Piazza Brescia. Andiamo subito al sodo. Secondo te, cosa ti aspetti oggi da questo incontro col sindaco riguardo la Movida? Intanto buongiorno ai lettori di Trigera 24. Cosa ci aspettiamo? Sinceramente siamo stati convocati dal sindaco, io penso che ci sia l'interesse da parte di tutti di risolvere il problema, vediamo cosa sta succedendo in Italia, la speranza è quella di riuscire a trovare un punto d'incontro che faccia bene a tutti. So che questo è quello che vuole spingere il sindaco, di trovare una soluzione che vada bene un pochettino a tutti. Noi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che nonostante il momento di crisi, c'è l'euforia dell'apertura, no? Ma noi come Confcommercio FIP è un po' che dicevamo che era troppo presto per aprire, sarebbe stato opportuno magari aspettare date diverse, con certezze anche un pochettino più assolute. L'apertura ci ha causato il fatto che comunque ci sono delle paure, delle psicosi e soprattutto di un pericolo che non è da poco, di quello di un aumento di nuovo dei determinati casi o dei casi che ci sono ad oggi. Ecco, i dati sappiamo che sono in discesa, però sappiamo anche che comunque c'è una tempistica di 10-15 giorni per passare da zero casi a dei casi maggiori. Ecco, detto questo, noi ci aspettiamo comunque una collaborazione, sappiamo che la problematica c'è, sappiamo quali sono le problematiche, tante volte sono al di fuori dei noi esercenti perché sono problematiche legate a un centro di aggregazione che è quello della piazza, come tante altre zone di Sanremo, e quindi bisognerebbe capire quale può essere la soluzione. Ecco, si sono girate molte voci anche incontrollate che parlano anche addirittura di chiudere Piazza Brescia numero chiuso, una specie di coprifuoco orario. Queste paure secondo te si possono concretizzare? Ma questo io sinceramente non lo so e penso che dovesse succedere una cosa del genere conviene fare un ragionamento sulla chiusura, perché noi arriviamo da 4 mesi, a differenza di quello che magari si può leggere o si può pensare, i commercianti e gli imprenditori non sono gente che gira col Ferrari, ma è gente seria che lavora. Ricordiamo che in quella piazza ci sono comunque 150 famiglie che lavorano direttamente, più altre 100-150 aziende che ci lavorano indirettamente. Sono numeri importanti, è quasi una fabbrica, quindi noi stiamo attenti un attimino a quello che diciamo, non solo per l'aspetto turistico e comunque dell'immagine, ma anche perché parliamo di parecchie famiglie, quindi vorrei anche sottolinearlo questo passaggio qua, perché troppe volte vengono aggrediti anche solo nei social gli imprenditori, non parlo di solo a Piazza Brescia, di tutta la città, quando invece credetemi che la maggior parte, sicuramente c'è qualcheduno che crea magari confusione per quanto riguarda i lecci, ma la maggior parte cerca di essere in regola e anzi vive con ansia questo momento.